ringraziarla come ho fatto in altre occasioni per aver scelto di intitolare questa associazione a Pietro Lalli, che oltre a mancare alla sua famiglia manca a tutti noi. Bravo, bravo. Ogni volta che presenta l'occasione di venire questa sera, per noi è un piacere vero, sentito, credetemi, di ricordare la figura di lui. E poi ringraziare queste ragazze e questi ragazzi per quello che hanno fatto in questo anno e mezzo difficile della pandemia. È stato tutto meno difficile con la loro presenza a fianco. Dalle cose più semplici come la consegna delle uova di Pasqua fino alle cose più difficili, alla consegna dei farmaci, alla consegna degli alimenti, ai presidi medici, e davvero è stata una presenza molto importante. Non so, Presidente e Vicepresidente avranno conteggio di quanti interventi e quanti chilometri hanno fatto, no, 16.000 chilometri, davvero un servizio encomiabile. E poi per quello che stanno facendo in questo periodo, sapete tutti che abbiamo avuto anche dei problemi con incendi e anche altre calamità, e loro sono state davvero sempre in porta, non c'era neanche bisogno di chiamarli, non c'è bisogno di questo, perché tante volte sono loro che chiamano. Sono diventati in poco tempo un punto di riferimento per la protezione civile regionale, e so che quello che hanno avuto in mezzo e anche il servizio antincendio lo meritano davvero, perché sono sempre disponibili. In poco tempo hanno acquisito tanta competenza e tanta professionalità, oltre a essere una cosa bella per loro, una cosa bella anche per